Bene, se prendete posto iniziamo. Qual è la cosa si riusciva? Un cucchiaino da orecchie per preparare i colori, per dire. Quindi l'aspetto teorico è riportato nel libro di pittura, c'è perfino un cucchiaino. Arrivare a dosare i colori in questo modo, una cosa incredibile. Aveva l'occhio microscopico Leonardo, il punterismo è oltre il punterismo, lui faceva queste velature incredibili. In pratica, come risultato lo si vede colpo d'occhio. Lui usava poco pigmento, magari faceva il bordo dell'occhio o del labbro sotto, lo faceva bene. Poi aspettava che seccasse, passava un velo di vernice con un po' di pigmento. E le dita. E con le dita. Faceva. E con le dita. E poi aspettava che seccasse, faceva un altro strato con ancora meno pigmento. È come se voi davanti a un volto metteste una finestra, poi un'altra, 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 aggiunto lo spessore dei vetri, vi sfuma l'immagine della persona che è dall'altra parte. Non vedete bene i dettagli. Lui l'ha fatto con gli strati di vernice, con i pigmenti e sfumando con le dita. Guardate, vedete che i bordi degli occhi, anche in fondo il naso e queste labbra sono quasi evanescenti. Non si riesce a capire dove cominciano e dove finiscono. E vedrete che nella Gioconda tutto quello che vi stiamo spiegando viene concentrato. È vero. Quello che oggi si fa in pochi secondi con l'elettronica, Leonardo poteva impiegare un anno con le dita, con questo, con quest'altro. Hai capito? Ma all'epoca nessuno faceva così? È stato davvero il primo? Beh, veramente è Leonardo che inventa. E inventa anche l'Accademia a questo tempo. Già a questo tempo è vero, ha quel concetto, cioè, della collaborazione con i suoi allievi, con i suoi colleghi. E Dürer l'ha capito al volo, tant'è che l'immagine programmatica delle sei incisioni dei nodi, Vinci, è con Sidolto Dante, no, che ha questo il vinco, che fa i nodi, simbolo dell'Accademia di Leonardo, sono di questo tempo già. Quindi Leonardo aveva creato un'accademia che era una specie di un luogo dove tanti esperti delle varie materie potevano incontrarsi e dialogare. È qualcosa di antico. Benvenuti. Buonasera a tutti, accendiamo le luci. Nicola, grazie. Io sono Fabio Bagnato, sono assessore ai saperi e nuove generazioni del Comune di Casalecchio di Reno. Oggi è un momento per noi molto importante, siamo al 2 maggio del 2019, oggi il nostro Presidente della Repubblica è in Francia per ricordare i 500 anni dalla morte di Leonardo. Tutta l'Italia, tutto il mondo ricorda questo momento, questa data. Noi abbiamo scelto e abbiamo anche la fortuna di poter scegliere un modo differente e originale per essere in questa giornata mondiale. E il motivo ce l'ha dato quel signore che era intervistato da Alberto Angela, che è stato il più grande studioso di Leonardo da Vinci, l'unico titolare di una cattedra dedicata a Leonardo da Vinci dell'Università della California negli Stati Uniti, dedicata appunto a Leonardo. Si chiamava Carlo Pedretti, è morto circa un anno e mezzo fa vicino Vinci, a Lamporecchio, c'è anche stato ovviamente, la nostra amministrazione ha partecipato alla Camera Ardente, perché quel signore era nato a Casalecchio nel 1928. E quindi in questi anni abbiamo cercato di rintracciare, grazie alla collaborazione
della sua nipote Susanna la storia della sua presenza nel nostro territorio, che perché Carlo Pedretti ha vissuto qui la sua infanzia, ha frequentato le scuole elementari, abbiamo cercato di risalire anche ai suoi percorsi legati all'educazione cattolica, quindi a tutti i suoi passaggi. Non abbiamo fatto in tempo a incontrarlo di persona, ahimè, ma oggi con la collaborazione della Fondazione Carlo e Rossana Pedretti siamo, come dire, in grado di fare una chiacchierata, un incontro con voi. Soprattutto ringrazio per la presenza gli studenti e i docenti del liceo scientifico Leonardo da Vinci, che strano caso è il nome che ha il nostro liceo, e quindi chiamo sul palco la dottoressa Sara Taglialagamba e il dottor Tarozzi a cominciare questa breve chiacchierata, che si concluderà poi alle 16:30 circa, in un momento in cui andremo al piano di sopra a dedicare, con la scopertura di una targa e la partecipazione della signora Pedretti, appunto la dedica dell'area studio, perché insieme anche a un'interlocuzione con il liceo abbiamo poi concordato fosse il luogo anche adatto da dedicare alla memoria di Carlo Pedretti. Ci raggiungerà anche un'altra esperta dell'archivio Pedretti, con il quale Margherita Mellani, con la quale avremo modo di interloquire, e io non rubo molto tempo perché devo dire che ci sarebbero tante cose da dire. Oggi abbiamo due grandi aree di approfondimento, però io mi fermerei e andrei subito alla dottoressa Taglialagamba per dire che cosa significa oggi avere il compito, da un lato, di raccontare, diciamo, le magnificenze della testa di Leonardo, del genio leonardesco, ma farlo attraverso la passione e l'originalità di studio di un signore che si chiamava Carlo Pedretti. Salve a tutti, grazie ai ragazzi di essere qui, perché, come diceva a me stessa Carlo Pedretti, Leonardo è di tutti, specialmente delle giovani menti, perché nonostante tutto, anche se molti studiosi dicono che Leonardo è stato già studiato, ci sono invece dei campi ancora inediti, ci sono dei manoscritti, per esempio, ancora da trovare. E personalmente posso dirvi che aver avuto l'onore di conoscere, poi successivamente di poter collaborare col professor Pedretti, è stato una delle cose più belle e più straordinarie della mia vita. E sapete che io, mentre preparavo la tesi, il tema erano le teste grottesche di Leonardo, e io, naturalmente, per conoscere Leonardo, sia durante tutto il mio percorso accademico sia poi per preparare la tesi, ho dovuto studiare sui suoi libri. E quindi oggi posso proprio dire che chiunque voglia approfondire, voglia conoscere Leonardo, è imprescindibile studiare i suoi testi e capirli bene, perché lui aveva questa facoltà, questa facilità di spiegare Leonardo. E molto spesso mi chiedono anche: ma com'è stato conoscere Carlo Pedretti? Però vi assicuro che voi tutti potete conoscerlo attraverso i suoi testi, perché leggendo i testi sembra quasi di sentirlo parlare ancora. Quindi la sua lezione non è certo soltanto mia, della mia collega Margherita, che ora arriverà, ma è di tutti, è universale. È universale anche perché lui, sapete che è stato ben oltre 60 anni professore alla UCLA, appunto, con la cattedra di Leonardo Studies. E quindi aveva questa eccezionale capacità di rendere tutto fruibile non soltanto in italiano, ma soprattutto in inglese. Un inglese che, come lui mi insegnava, è una lingua molto facile, fatta di frasi corti, brevi e quindi concetti efficaci. Ed è così in inglese che io ho imparato Leonardo. E quindi il suo metodo di lavoro aveva, diciamo, una stella polare, vale a dire questo metodo rigoroso di studio. Lui stesso mi diceva che Leonardo è la disciplina più esatta. E quindi, pertanto, tradotta poi nei termini normali, è che il metodo deve procedere con una precisione chirurgica, un po' una sorta di parallelo con la medicina.
E quindi pertanto quando noi vogliamo affermare, vogliamo studiare, vogliamo scandagliare un tema, noi dobbiamo leggere tutta la bibliografia che è stata fatta su questo tema, dobbiamo formulare una propria ipotesi e poi dobbiamo verificarla. E questa grande importanza del metodo dell'esperienza. Io mi interrompo perché sta arrivando la signora Pedretti. Bene, l'applauso ha annunciato l'arrivo della signora Pedretti, che facciamo accomodare, a meno che non voglia venire su... No, ok. Grazie della presenza. Bene. Sì, allora saluto Rossana Pedretti che ci ha raggiunto. E è un grandissimo onore essere qui appunto con lei a presentare, dicevo, ai ragazzi, perché Carlo appunto diceva che il futuro è di questi ragazzi e quindi Leonardo è per questi ragazzi. E gli stavo raccontando che il metodo di Carlo è quello della precisione analitica. Diceva che Leonardo è la disciplina più esatta, più precisa, e quindi pertanto c'era una preparazione veramente rigorosa. E la bibliografia è importantissima, e poi quando noi vogliamo formulare delle idee dobbiamo essere certi dei concetti. Però lui era anche il primo che spingeva sia me che Margherita, ma tutti gli studiosi che si sono avvicendati e con cui lui con una grandissima generosità ha condiviso veramente il suo lavoro, era il primo che ci spingeva a formulare e a pensare cose nuove, un po' una scoperta continua. E stare con lui voleva dire conoscere Leonardo alla perfezione, perché io dico sempre che il professor Pedretti non è il miglior studioso di questo secolo, ma è la persona più eccezionale da 500 anni, appunto oggi, a questa parte, per comprendere, per saper sviscerare appunto il genio di Leonardo. E oggi non si potrebbe conoscere Leonardo grazie ai suoi studi pioneristici che iniziano già nel 54, di ricostruzione e di studio dei fogli di Leonardo. In particolar modo c'è una pubblicazione meravigliosa che si chiama Windsor Fragments, che sono i frammenti di Windsor, che lui aveva studiato appunto grazie a Kenneth Clark, poi successivamente tra il 1968 e 69 farà addirittura, aiuterà anzi Clark a approfondire, a ampliare, a studiare alla perfezione il catalogo dei disegni della regina Elisabetta II. E già comunque molto prima lo aveva visto che alcuni piccoli disegnini di piccole dimensioni della collezione reale di Inghilterra potevano essere parti di disegni più grandi che si trovano nel Codice Atlantico, per esempio. E questo sapete perché appunto i disegni di Leonardo, quando lui morì a Amboise appunto nel 1519, furono presi in eredità quasi da Francesco Melzi, che era il suo allievo, e da lui portati a Vaprio d'Adda nel castello di famiglia, e lì dimenticati fino diciamo al primo decennio del 1600. Ed è per questo che questi disegni rimangono sconosciuti a molti. Poi appunto Pompeo Leoni, che era uno scultore, ma anche una grande persona che aveva capito appunto questa grandissima importanza di questi disegni, inizia a prendere in mano questi disegni e a determinare anche la sua vendita, purtroppo, e la sua dispersione in tutta Europa. Quindi un augurio che possiamo fare appunto con la fondazione che predisporrà per volere della signora Rossana e del comitato dei direttori di cui il professor Tarozzi fa parte, anche delle borse di studio per proprio incoraggiare i giovani studiosi a ampliare la conoscenza del professor Pedretti, perché appunto le sue linee di ricerca sono vive, sono attuali. Sono ancora terra nuova, terra fertile. In particolar modo nell'ultima intervista che abbiamo appena visto, quella con Alberto Angela, aveva incitato a scandagliare la zona della Spagna, per esempio, che non è stata molto studiata. Lui presupponeva magari che addirittura qualche manoscritto fosse chissà dove, in qualche convento, in qualche vecchissima ormai in disuso biblioteca. E quindi pertanto questo è un invito anche a tutti voi di venire a far parte della fondazione, perché appunto la generosità, come vi ho detto, era un tratto di Carlo.
e anche la sua grande umiltà. Lui amava definirsi il servo dei servi di Leonardo, ma in realtà era davvero il più grande studioso che noi potessimo mai conoscere. Grazie. Grazie. Grazie dottoressa, torneremo ancora, casomai se avremo ancora tempo. Al professor Tarozzi vorrei chiedere, perché la figura di Pedretti, proprio perché dedicata all'interpretazione del genio leonardesco, ha dovuto fare i conti costantemente del rapporto tra arte, scienza, tecnica. E quindi questo è un po' anche il tema con quale voi che agite per la fondazione Pedretti avrete come compito originale anche di promozione della cultura leonardesca e dell'opera di Pedretti. Quindi cosa significa operare nel pensiero tra arte e scienza per una fondazione, perché normalmente si è molto più sul single issue, no? Cioè si è molto più su uno scopo molto più lineare, qui invece siamo costantemente con uno spettro molto ampio e quindi è interessante capire come una fondazione possa operare in questo senso. Direi che la figura di Leonardo è una figura cruciale in tutta la storia del pensiero sia scientifico che filosofico e artistico, perché è un nodo in cui la contrapposizione arte-scienza o comunque tra umanesimo e scienze, che è un tema che ha travagliato tutta la filosofia del Novecento, per cui si è visto all'interno della filosofia del Novecento o delle filosofie analitiche totalmente subordinate alla scienza o delle filosofie che si opponevano alla scienza sostenendone l'inautenticità. In realtà invece il fenomeno che porterà alla nascita del pensiero moderno e della scienza moderna, in cui Leonardo gioca un ruolo fondamentale di anticipazione, è proprio ispirato all'idea di superare e di colmare questa contrapposizione. Nel Medioevo esisteva un altro tipo di contrapposizione tra arti meccaniche e arti liberali. Le arti liberali erano quelle legate alle discipline più propriamente umanistiche, invece quelle meccaniche venivano fortemente svalutate. E un secondo elemento invece che era presente prima della rivoluzione scientifica era il fatto che la matematica non veniva applicata ai fenomeni naturali, alla descrizione, con la sola eccezione del fenomeno dei corpi celesti, perché si sosteneva una differenza di natura tra corpi celesti e corpi terrestri, questa differenza di natura rimandava a un diverso comportamento. Quindi nel mondo antico la scienza così come la intendiamo oggi non nasce, cioè la disputa è molto aperta, chiaramente i miei colleghi filologi sostengono che già nel mondo greco la matematica, per esempio con l'assiomatizzazione di Euclide, tocca dei livelli altissimi, per cui per 25 secoli rimane un modello insuperato di conoscenza e tutti i tentativi di costruire scienza si basano sul suo metodo assiomatico. Rimane però che la scienza che descrive i fenomeni della nostra vita non viene elaborata, perché si ha sostanzialmente una descrizione di tipo soltanto qualitativo. Leonardo in realtà anticipa le due istanze che sono quelle poi che si viene a comporre, no, la rivoluzione scientifica, che sono da una parte quella tra l'aspetto razionale, che è l'uso della matematica, però una matematica che, mentre nel mondo antico o veniva applicata ai corpi celesti, oppure perché erano considerati ideali, o comunque non poteva essere applicata al mondo sensibile, perché veniva svalutato, e quindi c'era una matematica ideale che valeva per un mondo ideale, e questo era un problema legato al platonismo. Aristotele e Tolomeo poi elaborano una cosmologia che viene sì matematizzata, ma soltanto per quanto riguarda i fenomeni celesti. Allora, in realtà, con l'umanesimo c'è questa riscoperta della cultura classica da cui Leonardo viene poco influenzato per fortuna, cioè il fatto che lui sia homo sansa littere non ha un diretto accesso, no, allo studio attraverso anche i testi della matematica classica o anche della tradizione culturale, che erano quelli che venivano considerati tipici della formazione. Questo è legato umanistica del tempo, perché Leonardo per nascita non può accedere a una formazione di tipo umanistico,
al massimo può andare alla bottega del Verrocchio, perché essendo un figlio illegittimo non poteva avere questa opportunità, ma questo svantaggio si trasforma nella sua forza, perché Leonardo elabora un pensiero totalmente originale che si svincola da quelli che erano i presupposti della tradizione libresca, per cui uno si rifaceva al principio di autorità, alla filosofia tradizionale, quindi si rivolge direttamente a indagare questo libro della natura, che è un tema tipico di Galileo. Galileo infatti dice perché noi dovremmo, ci sono dei punti molto simili tra Leonardo e Galileo, di anticipazione di Leonardo, di quelle che sono le istanze galileiane, non solo nel ruolo della matematica, c'è un punto dove Leonardo dice ma perché non dobbiamo rivolgerci direttamente al libro della natura e dobbiamo solo rivolgerci ai suoi imitatori, quando noi invece avremmo questa possibilità di un accesso diretto. Ed è lo stesso che Galileo dice, che dice quando noi dobbiamo cercare di capire come è fatto il mondo, noi possiamo sia rivolgerci alle scritture che al libro della natura. Le scritture, chiaramente, c'è quest'opera di mediazione che non ci dà un diretto accesso a una conoscenza autentica, ma mediata da quelli che sono appunto... quelli che hanno redatto queste scritture. E quindi c'è un passo del trattato della pittura di Leonardo dove viene sostenuta la stessa cosa, dice noi dobbiamo rivolgersi al libro della natura direttamente, perché dobbiamo rifarci alla cultura libresca che ci riporta una conoscenza di seconda mano, quando possiamo interrogare direttamente la natura. La differenza tra i due approcci è che in realtà Leonardo per certi versi è anche più moderno di Galileo, perché mentre Galileo ritiene che ci siano delle leggi matematiche già scritte che noi dobbiamo scoprire, per Leonardo è un continuo confronto con l'esperienza quella che ci dà la soluzione dei problemi. Quindi noi dobbiamo continuamente confrontare le nostre elaborazioni concettuali col mondo dell'esperienza, perché è l'esperienza che decide in ultima istanza, cosa che invece non si svilupperà in un certo tipo di tradizione che potremmo chiamare meccanicistica razionalistica di Galileo, Cartesio, fino appunto alla fisica matematica di un certo tipo. E Leonardo rimane più vicino a quelle che sono istanze di tipo bacconiano, soltanto che le anticipa, mentre solitamente molti storici della scienza, anche italiani, sostenevano che la rivoluzione scientifica è un fenomeno essenzialmente inglese, e lo sarà dopo la condanna di Galileo indubbiamente, in tutto il periodo che va da Newton a Maxwell è indubbio il primato della scienza inglese, che poi soltanto verso la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento invece il primato passa in Germania con la relatività, la meccanica quantistica, Einstein, Schrödinger, tutti i vari teorici quantistici o appunto che lavorano la relatività. Però il punto fondamentale è che invece Leonardo anticipa queste istanze bacconiane in maniera diversa, però, perché mentre Bacone vedeva nella scienza un modo di dominare la natura, per Leonardo noi dobbiamo accostarci alla natura con un atteggiamento più osservativo, più contemplativo, non interferire pesantemente con la natura, e non c'è neanche questa visione strumentalistica della scienza che troviamo in Bacone. Quindi in Leonardo c'è una maggiore modernità e un'anticipazione dell'empirismo bacconiano, che poi si troverà in Newton, ma vabbè, non vorrei trattenermi oltre su queste cose. Non vorrei dire, in ricordo di Carlo, che Carlo è stato insignito, il professor Pedretti, della laurea honoris causa dalla nostra università nel 1998, creò a Urbino un centro, Leonardo e Rinascimento, che organizzò parecchie iniziative nella nostra università. Carlo e Rossano hanno voluto creare questa fondazione con 3 rappresentanti del nostro Ateneo e 2 del Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo. Questa fondazione ha iniziato a operare da un paio d'anni e stiamo facendo parecchie iniziative. Però poi lascio la parola per questo alla dottoressa Margherita Melani, che è stata anche lei, come Sara, una collaboratrice del professor Pedretti, che parlerà più direttamente di lui, dato che l'ha conosciuto meglio di me. Io in realtà a parte questo aspetto accademico, quando gli confermo la laurea, lui si scoprì che era amico di mio padre, si conoscevano da tanti anni perché erano tutti e 2 di Casalecchio, abitavano vicini. Quindi, sì, quindi c'è tutta una vicenda dove si incrociano vicende accademico-culturali. Torna che Casalecchio sia un incrocio permanente. Con storie familiari. Torna. Bene, allora benvenuta alla dottoressa. Grazie. Margherita Melani.
Io chiederei un po', come dicevamo prima, di ritornare appunto sulla figura di Carlo Pedretti e anche sull'importante lavoro che fate normalmente sull'archivio, sulla biblioteca, sui materiali, anche perché avete questa eredità del rigore di Pedretti e della autenticità dell'attribuzione e della coerenza di Leonardo attraverso il fatto che tutto il mondo si rivolgeva a lui per dire: e Leonardo cosa avrebbe? E Leonardo? E di Leonardo? È attribuibile? Ecco, questa è una cosa molto importante, nel senso che per noi è utile capire il ruolo che state svolgendo. Prego. Grazie a tutti, scusate l'arrivo di rincorsa. Infatti, Sara, scusa. Passa il microfono a Rossana. Dai, il microfono. Che è giusto. Improvvisiamo alcuni passaggi. Non fa niente. E questi sono i due primi volumi della bibliografia di mio marito. Il terzo volume è in corso e se ne sta occupando appunto Margherita. E oltre a quello ci sarà anche quello sarà più tardi. No, io parlavo dei libri, Ecco, così. Pure Margherita. Sarà nella biblioteca vicino a dove lui è nato, insieme al suo libro Io e Leonardo, ci saranno appunto anche queste due pubblicazioni, quindi la ringraziamo. Eccomi, come anticipava già la signora Pedretti, il professore Carlo Pedretti ha letteralmente lavorato tutta una vita su Leonardo. Nato nel 1928 qui a Casalecchio, basti considerare che i suoi primi articoli sono del 1944. Da allora non ha mai smesso di scrivere e quando dico mai, ha continuato a lavorare fino al 2017, a quelle due prime bibliografie, perché lui era molto attento alla memoria, nel senso alla volontà di ricordare il suo lavoro per le generazioni future, per voi ragazzi che siete qui ora. Questo era il suo obiettivo, lasciare materiale a voi per poter andare avanti sugli studi, iniziare a risolvere alcuni problemi, dare alle nuove generazioni delle basi certe. Nel corso della sua vita, Pedretti, per regalarci tutto questo, grazie a Rossana, ha prodotto oltre 1216 titoli, tra articoli di giornale, libri, saggi, pubblicazioni di ogni genere, perché era importante per lui fare ricerche che confluivano in riviste accademiche, scientifiche del settore, ma al tempo stesso rendere il più possibile divulgativo le sue, i risultati delle sue ricerche attraverso articoli nel Corriere della Sera, nell'Osservatore Romano, ma anche in pubblicazioni pensate proprio per i ragazzi della vostra età, penso a tutta la serie di art dossier dell'editore Giunti con cui il professor Pedretti ha lavorato tantissimo. A breve verrà pubblicata quindi una bibliografia completa che comprende tutti i titoli di Pedretti, basti considerare che sono solo 4 gli anni nel corso della sua vita in cui lui non ha scritto nulla, ma non ha scritto nulla perché stava facendo dei monumenti di lavoro che sono tuttora fondamentali per gli studiosi. La biblioteca quindi è tutto questo, è come Pedretti ha costruito il suo lavoro, come tuttora si può ripercorrere il suo lavoro attraverso le sue note nei suoi libri, perché lui spesso annotava, si faceva piccoli spunti di riflessione. E tutto questo insieme anche all'archivio. Il tutto è in fase di catalogazione, entrerà in una rete di biblioteche, che è una rete molto radicata sul territorio in cui siamo, che è la rete delle biblioteche toscane Iris, con una rete quindi di biblioteche altamente specializzate nella storia dell'arte. Insieme all'archivio permette di vedere quelle che lei giustamente diceva, le relazioni con il mondo, chi gli scriveva, chi gli chiedeva un parere, ma anche quanto lui ha donato agli altri studiosi, che costantemente gli chiedevano: professore, questo argomento come lo indago? E lui con grande precisione e circostanza, spesso nell'arco di una pagina, forniva ai
ai suoi colleghi le soluzioni, le strade giuste da percorrere, che poi hanno portato quindi anche agli altri ad alti risultati importanti. Quindi la grandezza della biblioteca e dell'archivio sta proprio nel fatto che permetterà ancora di più di comprendere la generosità di questo studioso. Grazie. Io le faccio un'altra domanda, non so se vuole rispondere Margherita o Sara, cioè ritornare un attimo a quella scintilla di Carlo, adolescente, che scopre Leonardo e da lì non se ne distacca più, perché è una cosa molto importante, perché lì è una scintilla che trasforma una vita. L'ho riacceso di nuovo. Ho visto un sorriso nello sguardo di Rossana, perché è una scintilla che lei ha vissuto e non so se la vuole raccontare lei questa scintilla. In parte sì, perché poi Carlo l'ha raccontata in un articolo che potete anche leggere su Giannella Channel con un loro caro amico Salvatore Giannella, che adolescente lui inizia ad appassionarsi a Leonardo attraverso il volo, attraverso gli aerei, attraverso quindi gli aerei, tant'è che uno dei suoi primi articoli è intitolato Pippo l'aereo fantasma. Siamo nel 44, siamo in piena guerra, e quindi lui si occupava, tra virgolette, di aeronautica. Da lì parte la sua passione per Leonardo, per il codice sul volo, la volontà di capire Leonardo, ma non solo di studiarlo, proprio di entrare nella sua mente, di, come dicevo, capire e quindi studiare la sua scrittura. Si metteva alla prova costantemente. Celebre un video, una dimostrazione che lo stesso Pedretti ha fatto poi da grande come studioso, a Tokyo, se non ricordo male, Rossana correggimi, a Tokyo, in cui lui dimostrava pubblicamente che si poteva scrivere il nome Leonardo con entrambe le mani, quindi dall'esterno verso l'interno. Facendo, il suo intento era quello di far capire che con la disciplina, perché effettivamente lavorare su Pedretti vuol dire, e con Pedretti vuol dire avere soprattutto disciplina, si può raggiungere grandi risultati. Quindi la scintilla può partire in qualsiasi momento, il caso del volo, gli studi di anatomia, gli studi di natura, però lui cosa succede? Partendo da piccoli dettagli è riuscito a trovare la scintilla sempre per tutta la vita, e questa è la cosa più importante. Bene. Io direi che per rispettare i tempi, intanto ci ha raggiunto il sindaco di Casalecchio Massimo Bosso per chiudere questa prima parte, prima di salire al primo piano. Direi, prima di mandare l'ultimo frammento in cui vediamo invece un Carlo Pedretti un po' più giovane rispetto all'immagine precedente, ma abbiamo voluto aprire con Alberto Angela e chiuderemo invece con Piero Angela, perché poi per noi significa anche garanzia di rigore nella divulgazione scientifica e grandissima professionalità nella comunicazione verso il grande pubblico. Volevo sapere se c'era qualche ragazzo che, come dire, se aveva qualche domanda, qualche curiosità, anche se ci rendiamo conto che abbiamo affrontato in maniera velocissima dei nodi e delle informazioni e delle notizie su cui per ognuna ci vorrebbe davvero una mattinata, e devo dire che in questi anni, ora qui vedo anche gli amici Andalò e Campione, che l'anno scorso nel maggio hanno dedicato un importante convegno in Santa Lucia, se non ricordo male, in sala borsa per appunto su questi temi, e i cui atti poi saranno presenti nella nostra biblioteca, e li ringrazio per questo. Ci sono curiosità, domande? Non ce l'abbiamo fatta a riportarlo a Casalecchio prima di che andasse da qualche altra parte. Questo ce n'è. Oggi c'è, però, andiamo poi su a salutarlo. Luca, se vuoi puoi andare, grazie. Pedretti, lei conosce Leonardo meglio di chiunque altro, ha passato la vita a studiarlo, ma secondo lei cosa rappresenta la Gioconda nella vita e nell'opera di Leonardo?
Ecco, per quanto riguarda Leonardo, con più lo studio, con più mi accorgo di non conoscere. Una cosa è certa, io non conosco per nulla la Gioconda. Ecco, è un problema che è rimasto con me come un'ossessione da quando ho cominciato appunto a studiare Leonardo e mi sono occupato del problema della identificazione del personaggio, un'impresa impossibile. È vero, Vasari la chiama la Monna Lisa, da la un Monna nome. Lisa, naturalmente, c'è addirittura un personaggio storico, dopo tutto. Vabbè, però oggi stesso noi siamo in grado di mettere in dubbio, è vero, questo racconto del Vasari. Senta, ma questo quadro non è stato un po' troppo mitizzato? Non ha finito per diventare antipatico? Infatti, oggi naturalmente è un'icona, per il grande turismo e questo. Poi è stato veramente antipatico a critici come il grande Berenson, che esultò quando nel 1911 fu rubata e per lui fu una grande liberazione. Finalmente. Non se ne parlerà. Mi sono tolto di mezzo questa ossessione. Comunque per Leonardo questo quadro ha certamente rappresentato qualcosa di particolare, perché se l'è portato in Francia negli ultimi anni insieme a Giovanni Battista, però sembra che ancora gli desse qualche ritocco, qualche pennellata. Ecco, questo è veramente l'aspetto più serio, diciamo, di quella che è la problematica della Gioconda. Cioè, per Leonardo è un quadro che rappresenta una continua riflessione, porta sempre avanti, è come se lui trasferisse il risultato delle sue ricerche scientifiche e artistiche in un quadro, e quindi è come un libro aperto. Per lui è un libro che deve durare per sempre, per cui se lo deve portare appresso, la scusa di non finirlo mai, di lavorarci sempre. La Gioconda oggi si trova al Louvre di Parigi, lo sappiamo, ed è il quadro... Bene, abbiamo deciso di chiudere con questo frammento, questa prima parte... ora io vi invito a seguirci al piano di sopra, dove avremo modo di scoprire la targa dedicata a Carlo Pedretti. Grazie, andiamo su.